italiano Giuseppe Conte ha recentemente proposto la fine della misura previdenziale quota 100, da lui stesso portata avanti poco più di un anno fa con la precedente maggioranza di governo. È del tutto evidente che la coalizione che governa il paese non ha nulla in comune ed è tenuta in piedi solo da una cosa, e cioè l'odio verso Salvini. E per questo Conte prima modifica pesantemente i decreti sicurezza e ora cancella quota 100. Ricordiamo che quota 100 ha offerto la libertà a 300.000 italiani e italiane di andare in pensione dopo 38 anni di lavoro. Quindi non ha regalato niente a nessuno, era tutta gente che aveva lavorato per 38 anni e pagato i contributi. Con quota 100 era stata smontata la legge Fornero, che era una legge infame, ingiusta, iniqua. Ora invece il governo, pur senza dirlo esplicitamente, sta condannando il nostro paese al ritorno della Fornero. E proprio l'ex ministra del governo Monti ovviamente esulta per questa decisione. Ma è chiaro, ed è chiaro diciamo veramente a tutti, che dietro questa scelta c'è l'Unione Europea. È infatti evidente che a Bruxelles in questi mesi abbiano creato un ombrello protettivo a Conte per tenere lontani gli odiati sovranisti. Ma in cambio di sostegno politico e del recovery fund, l'Europa chiede contropartite. E quindi Conte immediatamente si piega pur di salvaguardare la sua poltrona. D'altronde il Consiglio europeo che ha varato il recovery plan ha delineato i criteri con i quali la Commissione valuterà i piani nazionali per la ripresa e nel testo si leggono richiami alle raccomandazioni rivolte in questi anni all'Italia. In particolare il riferimento più o meno esplicito è legato alla richiesta di non invertire il percorso avviato con le riforme previdenziali degli anni scorsi. Ovviamente quindi la riforma Fornero, che si pongono ovviamente in contrasto con quota 100. Quindi l'Europa chiede a Conte e Conte esegue, anche a costo di far tornare in piedi riforme come la Fornero, che hanno creato sofferenze enormi ai cittadini italiani.